Ciao e benvenuto in questo allenamento dedicato alla tonificazione muscolare con gli elastici. Andremo a utilizzare un elastico a fascia. Ti ricordo che ne esistono di diversi colori e spesso i colori corrispondono a diversi livelli di tensione. E come sempre, ad ognuno il proprio livello di tensione per la propria forza muscolare e eventualmente anche per il giro, perché faremo un allenamento a circuito e tu potresti utilizzare inizialmente magari un elastico un po' più duro perché sei un po' più fresca e nell'ultimo giro un elastico un po' meno resistente. Ok, deposito quelli che non ho deciso di utilizzare, elastico all'altezza del muscolo sopra il ginocchio, sul quadricipite, bene sopra il ginocchio, la banda che non dia fastidio. Pronta per incominciare? Incominciamo con dello squat ogni esercizio per 10 ripetizioni. Ok, cominciamo. 1, e stringi forte i glutei. 2, le ginocchia rimangono sempre sui piedi. 3 e stringi forte i glutei. 4, incomincia a respirare profondamente. 5, sedere all'altezza dei glutei. 6, 7, 8, 9 e poi 10. Adesso stiamo in posizione isometrica, in squat, spostamenti laterali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molto bene. Elastico in tensione, abduzioni, quindi il piede va per fuori in questo modo. Equilibrio, tensione con gli addominali. 1, 2, appoggi appena per equilibrio. 3, dritta col busto. 4, 5, piedi paralleli. 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, ferma bene, 3, 4, le mani le tieni dove vuoi, 5 per l'equilibrio, 6, 7, 9 e 10. Adesso andiamo in estensione, lavoriamo sul gluteo. 1, torna, 2, se vuoi sfiorare per l'equilibrio, non importa, 3, ti puoi tenere anche la parete, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio gamba, via, 1, 2, 3, 5, 6, 7, bravissima, 8, 9 e 10, sempre addominali in tensione posturale. Andiamo a terra, elevazione del bacino, gambe ben divaricate, ginocchia sui piedi, mani lungo il corpo, su, spingi sui talloni, 1, sfiori senza toccare, 2, spingi bene all'esterno le ginocchia, 3, stringi forte i glutei, 4, 5, respira profondamente, 6, tieni all'esterno le ginocchia, l'elastico le vuole tirare all'interno e tu le spingi all'esterno. 8, benissimo. 9 e 10 e ci giriamo. Extra rotazioni in appoggio sulle mani, bacino retroverso, extra ruota. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio gamba, 1, ginocchio all'altezza dell'anca, piede all'altezza del ginocchio, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Molto bene. Fine primo giro. Ci alziamo in piedi.
Ovvio che se 10 per te dovesse essere troppo poco, puoi fare anche di più, eh? Puoi fare fino a 15, 20 ripetizioni. Se vai oltre le 20 ripetizioni, ti consiglio di cambiare tensione dell'elastico. 10 squat, 1, stringo forte i glutei, 2, sedere all'altezza delle ginocchia, peso sui talloni, stringo i glutei, 3, espiro quando salgo, espiro quando scendo. Perso il conto, secondo me siamo a 5. Meglio uno in più che uno in meno. 6, 7, così, tiro sempre le ginocchia sui piedi, 8, 9 e 10, e sto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Bene, vado in abduzione, sto fermo, mi appoggio anche a una parete, qualcosa, se non tengo l'equilibrio, abduzione, 1, 2, 3, 4, respiro profondamente, 5, controllo con gli addominali, 9, 10, cambio, 1, piedi paralleli, 2, se no non lavora il tensore della fascia lata, 3, qua, devi sentire, 5, 6, lavoriamo sui glutei, 7, 8, 9 e 1, 10, andiamo di estensione d'anca, 1, 2, 3, 4, 5, addominali in tensione, 6, bacino leggermente retroverso, 7, senza caricare la schiena, 8, 9, 10 e cambio, 1, 2, 3, addominali in tensione, equilibrio, 4, guarda un punto fermo davanti a 3, 5, 6, 8, 9, 10, benissimo, andiamo a terra, elevazione del bacino, giù, gambe ben divaricate, usiamo l'elastico, questa volta mani al petto, diventa un po' più difficile, su, stringo forte i glutei, spingo sui talloni, 1, 2, 3, risucchio l'ombelico e strizzo i glutei volontariamente, 4, stringo forte come se dovessi rompere una noce, 5, spacco la noce, 6, spacco la noce così, 7, tengo le gambe divaricate, 8, anche se l'elastico vuole tirare all'interno, 9 e 10 e giù, molto bene, in ginocchio, scarponi, extra rotazioni, via, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, cambio gamba subito, 1, ginocchio all'altezza dell'anca, 2, piede all'altezza del ginocchio, 3, qua si suda nel frattempo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, bravissima, terzo e ultimo giro, squat, 10 ripetizioni, divarico bene le gambe, pronto per partire, via, 1, senza forte glutei, 2, stringo, 3, stringo, 4, anche qua, noce, stringo forte i glutei, bacino retroverso, ancora 5, 4, 3, 2, bene così, ultimo, e stiamo giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, molto bene, abduzioni, e 1, tengo, 2, tenuta con gli addominali, 3, 4, se non hai equilibrio fermati, 5, poggiati qualcosa, 6, 7, 8, devi sentire tutta questa fascia, 9, 10, controlla sempre la fase di ritorno, 1, 3, 4, 5, controlla, 6, 7, 8, 9 e 1, 10, vado in estensione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e cambio. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bravissima, a terra. Elevazione del bacino, giù, divare con le gambe, peso sui talloni, mani in questa posizione questa volta, su, spingo, stringo forte i glutei, su col pube, scendo, inspiro, espiro, spingo, divaricate le gambe, espiro, 3, 4, stritolo i glutei, 5, bene così, dai che andiamo, 6 e 7, stringo forte i glutei, 8, bene, 9, 10, stiamo su, facciamo 10 molleggi in alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bravissima, giù, extra rotazioni, dai che siamo alla fine, pronta? Via, extra ruoto, 1, 2, 3, ovvio che la difficoltà di questo esercizio, 4 come ti dicevo prima, 5 dipende dalla resistenza dell'elastico, 6 può essere molto facile come molto difficile, 7, 8, 9, 10, sto su, 5 molleggi alti, 1, 2, 3, 4, 5, scendo dall'altra parte, e 1, piede all'altezza del ginocchio, ginocchio all'altezza del bacino, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 molleggi su, 1, 2, 3, 4, 5, giù lentamente, molto molto brava, molto molto bene. Via l'elastico, adesso facciamo un po' di stretching per i glutei che hanno lavorato tanto e poi abbiamo finito il nostro allenamento. Molto bene, giù, sdraiata di schiena, questa posizione, cavalli una gamba sull'altra e poi tiri il ginocchio verso la spalla opposta, in questo modo. Respira lentamente, profondamente, devi sentire tensione nel gluteo, abbiamo lavorato soprattutto sulla parte esterna del gluteo, il tensore della fascia lata, i cosiddetti abduttori, i muscoli profondi. Cosa? Se non dovessi sentire tensione in questa posizione, allunghi la gamba, se hai il ginocchio destro in mano, mano destra spinge il ginocchio verso la spalla opposta, e questo entra a ruota. E andiamo giù lentamente cambiando la parte opposta, valuta tu se farlo così o usando la gamba, ti aiuta un po' più facile soprattutto sostenere il peso della gamba, più che il peso la tensione della gamba dipende tanto anche dalla tua flessibilità. Così va bene, allunghiamo bene i glutei, facciamo solo un esercizio,
potresti farne tanti altri per allungare gli utili, oggi ho scelto questa. Ok, molto bene, giù lentamente e abbiamo finito questo allenamento di tonificazione dei glutei utilizzando gli elastici. È stato un piacere lavorare con te e ci vediamo al prossimo video. Ciao, sono Marco Caggiati e se ti è piaciuto questo video ti consiglio di fare tre cose. Numero 1, iscriviti al canale YouTube in modo da essere aggiornata immediatamente sui nuovi video che pubblico. Numero 2, vai sul sito bellainforma in30minuti.it e scarica i miei video corsi gratuiti pensati appositamente per le donne che vogliono mantenersi in forma anche se hanno poco tempo a disposizione. Ed infine, numero 3, vai sulla pagina Facebook, sempre Bella e in Forma in 30 minuti, dove potrai facilmente entrare in contatto con me e condividere con altre donne come te il tuo interesse per l'alimentazione, l'allenamento e la motivazione.